Oggi prepariamo un pesto diverso dal solito con melanzana, pomodorini rossi e arachidi. Anche gli aromi sono un po' particolari: aglio, basilico, fin qui niente di strano, e poi aggiungo menta. Dà un sapore più fresco sicuramente, un aroma un po' particolare, forte ma ottimo. Una volta aggiunte le melanzane, metto anche un po' d'origano, il sale. Lascio cuocere un po' e solo a metà cottura aggiungo i pomodorini. Spesso e volentieri mi capita che non so che cosa cucinare, che sugo abbinare con la pasta, stanca anche dei soliti pesti, e allora perché non fare un pesto diverso? Aggiungiamo il peperoncino e per ultimo vado a mettere le arachidi. Non ne metto molte, una manciatina bastano. Il mio sughetto è pronto e quindi non mi resta che andare al frullatore. Io uso questo, ma si può usare un robot da cucina o anche un mixer ad immersione. Qui vado ad aggiungere anche un po' di parmigiano grattugiato. Se vi piace, potete anche mettere della ricotta salata, del pecorino, insomma, fate voi. Otterremo così una cremina deliziosa, non deve essere né troppo lenta né troppo densa, la consistenza deve essere media. Con questo pesto andrò a condire la pasta, ma è ottimo anche per delle bruschette sui crostini o per condire anche delle carni oppure dei pesci, più carne che pesce però vedo bene. Se ti è piaciuta questa idea, lasciami un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti apro le porte del mio canale, il magico mondo dei bijou di Rick e Mary.